durante il weekend eneba.com ha sconti grandissimi su tantissimi, tantissimi giochi. Visita eneba.com e utilizza il codice KinoTV per ottenere un ulteriore 3% di sconto. eneba.com. Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video, io sono Kino e oggi un video totalmente diverso dal solito. Perché diverso dal solito? Perché oggi non vi spiegherò nulla riguardanti gli eroi, non porterò un'arma al 130, non farò una missione, non farò una challenge, non farò quello, non farò l'altro, non farò quest'altro, farò qualcosa che nessuno di voi si aspetta, raga. Allora, io all'inizio ero molto scettico, non volevo farci il video perché non sapevo come sarebbe potuto venire, no? Però stamattina mi sono svegliato, pensavo bene a questa faccenda. Alla fine mi sono autoconvinto di portare questo video. Probabilmente questo video non durerà tantissimo, vi chiedo scusa. Però non temete, perché sabato e domenica usciranno altri due episodi. Allora, cosa parlerò? Di cosa vi parlerò oggi? Siete tutti curiosi? Voi sicuramente avrete già letto il titolo della copertina. Noi in questo momento andiamo a cambiare il nostro eroe con dov'è? Ci serve, eccola qua, Sara Assassino, ce la mettiamo come bonus. Allora, questa dovrà essere per forza la nostra squadra, raga. Dovremmo avere un Sara Assassino come eroe primario e un'altra Sara Assassino come bonus supporto. Perché questo? Incrementa del 16% l'energia massima, quindi avremo l'energia molto molto più alta. E andiamo subito in game che vi mostro questo piccolo trucco. Ebbene sì raga, questa volta potenzieremo un'altra arma, ma non la porto al 130 e non la porto full percorso. La potenzio perché vi tengo sulle spine. Lo vedrete voi stessi. Alziamola. E poi li vado a modificare i vantaggi. Allora, per fare quello che voglio fare io, gli andremo a mettere efficacia energetica, attacco pesante. Gli andiamo a potenziare a full percoro. E gli andiamo a mettere un'altra efficacia energetica attacco pesante. Ebbene sì raga, scommetto che non avreste mai immaginato una spada così. Le altre perk non mi interessano al momento, proprio non mi interessano. La lascio così, solo con queste due perk full oro. Così anche voi avrete modo di sperimentare questa cosa, se vi fa piacere, se vi può interessare. Se non ve ne frega niente, amen. Allora, ci lanciamo in missione e vi faccio subito vedere quello che dicevo. Allora, eccoci qua raga, mi sono già craftato la spada, mi sono preso due blob come vedete. E la prossima cosa da fare è aumentare l'energia. Come vedete da 116 sono passato a 140 di energia. E ora, se non vi dispiace, vi porto a bordo mappa. Guardate la mia freccettina in alto e ne approfitto per sollevarmi un po'. Andiamo più in alto, sì, dai. Allora raga, eccomi qua, sono in cima, come vedete non mi fa andare oltre, cioè scusate, vedete se costruisco una scala qua. E guardate bene, adesso proveremo a volare da un angolino della mappa fino all'altro. Vedete dov'è la mia freccia? In alto, se non riuscite a vederla si vede giusto la punta. Andiamo a attraversare tutta la mappa. Let's go! Signori, paracadute sulle spalle e let's go! Sì,
senza paracadute sulle spalle, ragazzi. Sto andando un po' storto, mi sa, eh. Eh sì, non ho centrato gli Atlanti. Vabbè, però provo a drizzarmi. Perfetto. Aia. Muoro. E ora ho finito l'attacco energetico. Però come vedete sono riuscito, guardate raga, da una parte della mappa a volare fino all'altra mappa. Che dire, questo era il trucco che vi volevo svelare. Probabilmente col nuovo setup di eroi magari ci sarà qualche altro eroe che ci darà più energia. Ci darà l'energia che si ricarica anche mentre uso le abilità magari. E chi lo sa che cosa può succedere. Ci sta, ci sta. A me piace scoprire queste cose qua nel gioco, no? Trucchettini, diciamo. Per il video di oggi è tutto. Io vi saluto, ma non temete, perché ci vediamo domani con un nuovissimo video. Bella bella!